Eccoci arrivati al clou della nostra seconda stagione, quella dedicata all'operatività di Trading Consapevole, il corso di trading dedicato a chi vuole imparare a sviluppare e mantenere nel tempo, in completa autonomia, una strategia di trading che sia profittevole sul lungo periodo e non solo finché ci va di fortuna. Oggi è la puntata più ricca, più importante dell'intera serie, perché vediamo proprio che cos'è un trading system, come reclutarlo, come decidere come farlo lavorare e come decidere eventualmente la sua valutazione, le sue performance, un'eventuale esclusione del medesimo. Quindi dobbiamo metterci nei panni di un imprenditore i cui dipendenti sono questi trading system, queste strategie di trading. Dobbiamo avere dei criteri ben definiti secondo i quali assumerli, secondo i quali sapere come farli lavorare, valutarne la performance mentre lavorano, eventualmente limitare i danni che fanno se lavorano male, se lavorano sempre peggio, eventualmente pensare di licenziarli, di escluderli. Tutto questo mentre si esplora, si fa ricerca e sviluppo per andare a reclutare altri trading system da far lavorare in parallelo, perché ovviamente magari serve più di un dipendente. Quindi, tornando al trading, oggi andremo a vedere le quattro fasi di un trading system, dalla progettazione fino alla messa in produzione e alla conseguente valutazione. Andremo a imparare l'analisi delle vincite e delle perdite, delle serie di vincite, delle serie di perdite, finalizzate appunto a ottimizzare il rendimento del trading system, della strategia nel tempo e renderla il più spendibile possibile. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, allacciate le cinture perché questo video sarà lungo e ricco di contenuti, vi invito tuttavia a guardarlo fino alla fine perché sono tutti concetti importantissimi. Se uno ha davvero voglia di sviluppare un'attitudine da trader consapevole, in grado di gestire una situazione sul lungo periodo, deve mettersi lì e sbatterci la testa e conoscere questi concetti. Quindi tenetevi forte. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, ci ho messo un'infinità a farlo, apprezzatelo, vi prego, che mi gasate, mi date soddisfazione. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per ricevere notifiche ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Infine iscrivetevi anche agli altri miei canali social, trovate i link in descrizione. E adesso via con la maratona sul trading system. Creazione e mantenimento di un trading system è il titolo della puntata di oggi, un titolo che include un mondo intero, come vedrete, sarà ricchissima di informazioni. Trading system infatti è tutto ciò che concerne la strategia di trading che si utilizza, quindi il proprio approccio al mercato completo di tutti i dettagli, quindi dettagli di come entrare, come uscire, come gestire il rischio, tutto ciò che diciamo va oltre la singola posizione, che in realtà è una briciola dentro alla strategia. La strategia si tratta di quanto capitale impiegare, come variare quel capitale in base ai risultati della strategia, quanto rischiare, insomma tutto quel contorno che è veramente più importante poi del piatto stesso, in questo caso se si intende per piatto poi la singola posizione. Quindi oggi andiamo a vedere come creare, definire e valutare una strategia di trading dalla A alla Z. Partiamo dalla fase di progettazione, passando attraverso una fase di test, infine mettiamo in produzione la strategia, quindi arriviamo a regime, e però nel frattempo teniamo attivo un feedback loop, quindi una continua valutazione per ricavare parametri che ci dicono quanto sta performando bene la strategia, se è il caso di cambiare qualcosa e in tal caso che cosa. Partiamo, allacciate le cinture. Iniziamo un po' in medias res, perché saltiamo un po' di preamboli e andiamo diretti al percorso che faremo oggi, questa piccola mappa, sono le quattro fasi di reclutamento, quindi da zero, non abbiamo una strategia, dobbiamo reclutarne una, crearne una. Immaginatevi le strategie di trading, i trading system in questo caso, li chiamiamo come dei dipendenti di una vostra attività, ok? Voi siete l'imprenditore, i trading system sono i vostri dipendenti. Devono performare al meglio possibile, bisogna metterli alla prova, bisogna costantemente valutarli e nel momento in cui non operano più bene bisogna pensare poi di metterli da parte o diminuire, comunque limitare le loro attività. E questa è la stessa cosa che faremo in questa puntata, quindi andremo a studiare come ottimizzare i trading system, sì anche più di uno, perché ovviamente una volta che si ottimizza il primo ci sta anche a reclutarne un secondo, un terzo e un quarto. Però andiamo per gradi.
stadi. Allora, un trading system innanzitutto, come vi dicevo, è una strategia completa di tutti i dettagli. Bisogna lasciare al caso il minimo indispensabile, soprattutto se siamo neofiti, perché un neofita che improvvisa fa danni. Se si hanno anni di esperienza, ci può stare permettersi un intervallo di improvvisazione, un po' di improvvisazione, perché tanto bene o male si sa, in base appunto alla propria esperienza, quello che si sta facendo. Ma in generale, fidatevi che meno si improvvisa e meglio è. Nella prossima slide andremo a vedere la misura di un trading system, perché parleremo della fase di progettazione, che è la prima delle quattro fasi, quindi scelta dei criteri e della strategia sotto la quale reclutare il trading system. Una volta che lo abbiamo progettato, iniziamo con una fase di backtest, come dice la parola stessa, un test sui dati storici per verificare in maniera preliminare la sua efficienza, ok? Quindi questi sono i due step preliminari. Poi si passa a degli step invece più pratici, perché abbiamo la fase di test, che differisce dalla fase di backtest perché è fatta in real time, in tempo reale, quindi il trading system è già attivo, diciamo così, ma con capitale estremamente ridotto, ovviamente, perché deve essere in produzione sui dati in tempo reale, ma ovviamente non voglio che vada a inficiare le mie performance. Una volta che la fase di test è superata con successo, lo metto in produzione, quindi incrementando gradualmente, già vi sto spoilerando qualcosina sulla gestione del rischio, ma incrementando appunto gradualmente il capitale rischiato nel trading system in questione, un po' alla volta, fino ad arrivare al livello appunto di regime. Ok, quindi adesso iniziamo a vedere queste quattro fasi una alla volta in maggior dettaglio, partendo da quella ovviamente di progettazione. Come lo progettiamo un trading system? Dobbiamo ovviamente avere sulla carta, su un file, da qualche parte nella testa, chiaro come l'acqua, tutti i dettagli sui quali essa deve operare. Quindi orizzonte temporale di riferimento, ovviamente devo sapere se è una strategia di breve, se è una strategia di lungo termine, quindi se stiamo parlando di un piano di accumulo, swing trading, trading ad alta frequenza, se vi ricordate l'abbiamo visto nella scorsa puntata quali sono bene o male le differenze su queste strategie e come passare anche da una all'altra o integrarle tra di loro. Ecco, devo aver chiara questa cosa, cioè in quale categoria inserire il mio trading system di quelle che abbiamo visto. Capitale allocato, se è una strategia di lungo termine, o rischio allocato, se è una strategia di breve termine. Come sapete, le strategie che operano su due orizzonti temporali diversi, come il lungo termine o il breve termine, gestiscono il capitale in maniera diversa. Se la strategia è di lungo termine, è più vicina all'investimento che al trading, e quindi andrò ad allocare un capitale su di essa. Le operazioni eseguite saranno molte meno e le logiche saranno leggermente diverse, tra poco andiamo a vederlo meglio. Se invece opero sul breve, ovviamente la probabilità va a pesare molto di più, in quanto il numero di operazioni eseguite cresce e pertanto appunto la statistica e la probabilità iniziano a giocare un ruolo preponderante, e per questa ragione conviene ragionare a rischio allocato piuttosto che capitale. Ogni posizione deve rischiare un tot, ok? Ne abbiamo già parlato in tantissime occasioni, ma vale sempre la pena ribadirlo, e ovviamente questo rischio deve essere scritto nero su bianco e deve essere così. Devo avere le mie regole. Setup o condizioni di ingresso e uscita, il cosiddetto entry placement che avevamo visto nella puntata precedente sempre, quindi devo sapere entro quando trend follower, piuttosto che quando si verificano alcuni specifici setup, è una strategia che implica i breakout da resistenze e opero in un certo modo così, piuttosto che durante le discese io cerco di accumulare in certi punti, insomma devo avere ben chiare i miei setup, proprio perché una volta che io so quali setup utilizzo, quale approccio utilizzo, poi avrò modo di valutarne l'efficienza, però sapendo che ho seguito le mie regole, i miei setup, le mie condizioni. Deve essere esattamente chiaro. Ovviamente che si tratti di setup, condizioni, eccetera, eccetera, dipenderà moltissimo dalla tipologia di trading system, dall'orizzonte temporale. Se è un piano di accumulo, ovviamente non parleremo di setup, che è un qualcosa che ha a che vedere invece col trading ad alta frequenza e col discorso di rischio-rendimento e quindi appunto posizioni a rischio allocato. Ovviamente, ecco, devo aver chiare tutte queste cose e devo averle scritte davvero nero su bianco.
il contesto nel quale applicare il mio trading system, quindi è una strategia che funziona nei periodi di ranging, è una strategia che funziona nei periodi trending, piuttosto che è una strategia che funziona quando siamo in bull market, bear market, alta volatilità, bassa volatilità, insomma bisogna aver chiaro questo. E aggiungerei, se operiamo ad esempio sulle cripto, bitcoin, altcoins, sull'azionario funziona, se non operiamo sulle cripto funziona meglio sul forex, insomma devo sapere dove andarla ad applicare, chiaramente devo sapere, ecco, il contesto l'ho chiamato. Gestione del drawdown. Drawdown, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nella prima stagione, è un concetto fondamentale perché indica la perdita massima sul mio capitale. Sono in drawdown quando il mio capitale scende, appunto, anziché salire, e devo saperlo gestire. Questo si traduce soprattutto nella gestione delle serie di perdite, perché il drawdown vale la pena calcolarlo, oltre che per tutto il portafoglio, anche per il singolo trading system, ok? Immaginatevi sempre il vostro portafoglio come la vostra attività e il singolo trading system come un dipendente che opera secondo delle direttive che gli vengono date, che sono quelle regole di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Il drawdown del singolo dipendente, del singolo trading system, è importantissimo perché deve seguire certe direttive anch'esso, e si andrà a puntare soprattutto il focus sulla serie di perdite per regolarizzare il drawdown quanto più possibile. Ne parleremo, non preoccupatevi, tra poco. Eventuali coperture, quindi il discorso dell'hedging, voglio implementare anche le coperture. In questo caso, se vi ricordate sempre dalla puntata precedente, sarà una strategia di massimo livello di difficoltà, ok? Perché include anche strumenti derivati e quant'altro. Questo ovviamente deve essere incluso dentro ai rispettivi setup, quindi quando vado ad elencare i setup che fanno parte di questa strategia ci metterò, esempio banale, se sto facendo un trend follower più una copertura short nel caso in cui sul breve periodo, quindi opero su time frame misto, vedo dei segni di reversal. Esempio ancora più dettagliato, ok? Quindi vado, vedo un range su time frame giornaliero durante un uptrend su time frame settimanali. Ovviamente la mia strategia prevede un'esposizione di lungo termine long più l'apertura di uno short quando questo range sul breve viene rotto a ribasso, e questo deve essere un setup che è scritto lì. Io quando vedo il breakdown da un range giornaliero con retest del vecchio supporto diventato resistenza, allora apro la posizione di copertura, è un setup e devo tenerne traccia. Infine, una definizione di rischiosità, l'ho messa tra virgolette perché è un parametro fortemente empirico. Cos'è la rischiosità? Significa capire quanto il mio trading system è aggressivo, ovvero ovviamente se è un trading system che opera sui 5 minuti sarà per natura molto rischioso perché è molto aggressivo, ok? Quindi tutti questi parametri, più è aggressivo un trading system, quindi ha dei setup che operano in maniera anticipatrice piuttosto che si basa su time frame molto bassi, cose di questo tipo, leve alta, insomma rischio rendimento molto alto, questi discorsi qui, in base a questo è una sorta di mediazione, un livello medio del rischio di posizione associato alle singole posizioni di questo trading system, saprò se è rischioso o meno. Non è un numero ovviamente, ma è giusto un parametro appunto empirico. Andiamo avanti e passiamo alla fase di backtest, quindi prova del trading system sui dati storici. Ovviamente per fare un backtest come si deve bisogna immedesimarsi poi nel contesto in cui il trading system andrebbe attivato, quindi se è un contesto misto, ad esempio, che va bene sia nei range che nel bull market che nel bear market eccetera eccetera, bisogna cercare di testarlo in tutte le condizioni di mercato possibili, altrimenti se riusciamo a testarlo soltanto in una fase ci conviene per iniziare poi applicarlo soltanto in quella fase lì. In ogni caso bisogna appunto immedesimarsi nel contesto poi di esecuzione del trading system in produzione. Capitale impegnato durante la fase di backtest? Nessuno, perché è un test sui dati storici sul passato. Questo è un bene o un male secondo voi? Ve lo dico io, è un male. Perché? Perché questo test non è minimamente attendibile e affidabile. Allora dire che cosa serve? Ovviamente serve per capire se il trading system è profittevole oppure no, in base ai setup, in base alle sue condizioni di ingresso uscita sullo storico. Però il fatto della non attendibilità dipende dalla componente emotiva che manca del tutto, e
credetemi, la componente emotiva, ve ne renderete conto quando opererete con i vostri soldi, è ciò che pesa di più sulle performance, sui risultati. Lo vedrete, ve lo assicuro. So che uno magari studia tanto, segue tanti corsi, legge, pensa di sapere tutta la teoria e pensa e tende a sopravvalutarsi. È sempre così. Poi alla fine si va a operare sul mercato e si scopre un mondo, il mondo dell'emotività, che ci manda nel panico, ci rende avidi, ci spaventa in base alle condizioni che il mercato ci propone. E quindi in backtest, che non sto rischiando niente, nessun capitale, non ho emotività e quindi le performance non sono attendibili. Tenderò a rischiare di più, tenderò a comportarmi in modi che magari se c'è un'ambiguità mi butto di più, cose che appunto non farei in produzione quando sto davvero rischiando. In ogni caso è un'ottima prima scrematura. Perché? Perché verifico il risultato oggettivo comunque dei setup che la strategia propone secondo dei parametri di valutazione che tra poco ovviamente andremo a vedere, e se i risultati poi sono soddisfacenti faccio un passo in avanti e vado alla fase di test. Questa fase di test ovviamente inizierà a prevedere un capitale rischiato e quindi inizierà a entrare in gioco un po' alla volta la componente emotiva, e vedrete che le cose cambieranno, si va davvero nel clou. Quindi questo è il primo step. Per chi ha meno esperienza, il consiglio quantomeno all'inizio è la semplificazione. Quindi quando vado a fare un backtest, a decidere i setup o le condizioni di ingresso uscita, semplificare. Non cominciamo subito, se è il nostro primo trading system, a voler vedere la situazione su più time frame e contemporaneamente vedere la situazione di quattro medie mobili più le bande di Bollinger. No, semplifichiamo davvero, partiamo con un trading system semplice che funzioni, perché ce ne sono tanti che funzionano in base alle condizioni del mercato. Non ci sono regole, non è che ce n'è uno giusto, uno sbagliato, trovate quello che funziona meglio per voi, perché poi ve l'ho detto, l'emotività è veramente preponderante. Io, se mi seguite, sapete che quelli che utilizzo ve li condivido continuamente, vi condivido addirittura i setup, come gestisco io il rischio, però sono cose mie. Quindi il mio invito come sempre è quello di non mimare ma fare vostro, nel senso vedere, prendere spunto e poi costruirvi la vostra strategia, perché fidatevi, è una cosa estremamente personale. Parametri di valutazione abbiamo detto. Quali sono? Allora, anche qua la faccio semplice. Quelli che utilizzo io principalmente sono tre. Il profitto netto sull'intervallo di tempo sufficientemente ampio. Cosa significa ampio? Per me significa almeno un centinaio di campioni. Cioè non che io vedo che 5 trade vanno bene, benissimo, è una strategia perfetta, no. Più è ampio l'intervallo di campioni, ovviamente più la statistica è affidabile, quindi bisogna attenersi, diciamo così, a un numero sufficientemente ampio per l'appunto di campioni. Il drawdown massimo deve essere minore possibile. Per quale motivo? Tre motivi principali. E il fatto che tutto ciò diventa emotivamente più sopportabile, perché fidatevi, sopportare una serie di perdite è la cosa più difficile in assoluto per un trader. Quindi un drawdown che scende, iniziamo a sudare, fidatevi. Equity line più regolare, l'equity line è la curva poi ovviamente dell'andamento del mio capitale allocato su questo trading system nel tempo, è più regolare ovviamente se il drawdown viene tagliato, nel senso si cerca di regolarizzarlo in discesa. E quindi con un drawdown minore, un equity line più regolare, si rende, diciamo così, un trading system più spendibile, meno volatile, nel senso che magari anche i profitti vengono decurtati, perché bisogna applicare delle strategie di risk management specifiche per andare a limare il drawdown, però ovviamente questo lima anche i profitti, ovviamente, cioè non è una novità. Se si va a diminuire il size della posizione si diminuisce la perdita e il profitto, ne parleremo più avanti. Tuttavia il togliere volatilità all'equity line rende appunto il trading system più spendibile nel tempo, di solito lo rende valido e funzionante per più tempo e meno soggetto a certe condizioni specifiche. Frequenza di operazioni ovviamente deve essere compatibile con la mia operatività, ne abbiamo parlato ampiamente nella scorsa puntata. Se un trading system mi genera 500 trade al giorno, 50 trade al giorno, e io magari riesco a guardare i grafici due volte al giorno, non esiste proprio, ok? Quindi se riesco magari a impostarmi gli alert, a stare davanti al computer spesso con i grafici dietro, allora ci può stare. Ma se invece non ho la possibilità di farlo, ovviamente devo utilizzare una frequenza, un trading system che mi eroga una frequenza di setup di operazioni da attivare, compatibile ovviamente con la mia operatività.
Questo per quanto riguarda la valutazione di un test, di un backtest, che poi ovviamente sarà anche nel test, come vedremo tra poco, di un trading system prima di metterlo in produzione. Andiamo avanti con la fase di test, quindi il passaggio da storico a tempo reale, real time. Stavolta inizia a partecipare la componente emotiva. Come lo faccio a gestire nel migliore dei modi questo passaggio? Non è che bruscamente passo da 0 a 100, quindi passo dal non avere emotività al buttare dentro il massimo del rischio e quindi ecco è un qualcosa di veramente drastico. No, conviene fare un qualcosa di graduale anche in questo caso per capire se sono in grado di gestire il trading system, come mi fa sentire e nel caso in cui vedo che non riesco a gestirlo emotivamente, magari fare un passo indietro a ribilanciare qualche cosa. Come fare quindi valutazione e incremento graduale del capitale rischiato fino ad arrivare a regime? Quindi ogni divido in step, diciamo così, partendo da una percentuale di rischio iniziale, X, aumentandolo di uno step di Z fino ad arrivare al rischio nominale Y. Ok? Y è il 100% ed è il rischio nominale che io ho previsto nella mia fase di progettazione per questo trading system, per le posizioni che vado ad aprire. Però ovviamente non parto già dal rischio nominale, parto ad esempio, che ne so, dal 10% del rischio nominale. E ogni periodo che vado ad analizzare, che può essere una settimana, un mese, 2 mesi, 3 settimane, quello che voglio, di risultati soddisfacenti, risultati intesi profitto netto, drawdown massimo, frequenza di operazioni e a sto punto ci posso anche aggiungere la controparte emotiva, quindi come io sto, nel senso come mi fa sentire questa strategia, riesco a gestirla, vado nel panico, è troppo per me, devo capire questo, deve essere mia la strategia. Incremento di uno step se i parametri mi soddisfano, quindi se non ho un drawdown massimo eccessivo, se ho un equity line regolare, se ho un profitto comunque costante su un sufficiente numero di campioni, che per me è il periodo in questo caso, e quindi aumento di uno step. Rifaccio il test, ovviamente la componente emotiva sempre di più entrerà in gioco. Una volta che arrivo al 100% del rischio nominale, termino la fase di test e passo alla produzione. Ok? Quindi la soglia è impercettibile perché c'è questa crescita costante del capitale o del rischio impegnato. Tutto qua. Adesso viene il bello, ovvero la fase di produzione. Non credete che il difficile era questo, perché il difficile sta per arrivare, ovvero gestire la fase di produzione con le modifiche in itinere che c'è da fare. Da cosa si compone quindi la fase di produzione? La prima cosa ovviamente è il risk management, bisogna gestire il rischio in itinere. Cosa significa? Significa che mentre la strategia è attiva, mentre il trading system è attivo, bisogna continuamente valutare quello che fa, valutarne la performance e modificare eventualmente il rischio allocato o il capitale allocato a quel trading system, proprio per quel discorso di regolarizzare l'equity line che dicevamo prima. Questo si traduce poi nell'atto pratico, nella modifica eventuale, oltre che del rischio allocato, anche dei parametri poi del trading system stesso, come stop loss, take profit o più che altro la distribuzione di ingressi e uscite. Ma facciamo un passo alla volta. Cominciamo a definire come viene gestito il rischio su un trading system. Ci sono due metodi. Il primo è il metodo a rischio fisso e il secondo è il metodo di lottizzazione del capitale. Io preferisco personalmente utilizzare un metodo a rischio fisso per i trades più ad alta frequenza, quindi quelli più speculativi. Cosa significa? Significa che io predetermino un rischio per ogni posizione. Significa che banalmente, se la mia posizione va in stop loss, dunque il setup mi viene triggerato, attivato. Io entro, apro la posizione, se mi prende lo stop loss, perdo il capitale così definito R, se vi ricordate, il capitale a rischio. Ovviamente R poi sarà da modificare nel tempo in base ai risultati del trade. Se vedo che un setup particolarmente performante, posso allocargli un R nominale più alto. Se un setup invece è un po' più volatile, diciamo così, conviene allora abbassarne il capitale a rischio R, fino al caso estremo di arrivare a rischiare zero, quindi escludere un setup o addirittura un'intera strategia se la performance è scarsa sul lungo periodo. Lo vedremo tra poco. Tipo 2, lottizzazione del capitale, lo preferisco sui trades più a medio-lungo termine, quindi trend follower, i piani di accumulo, lo swing trading e cose simili. Significa che
Abbiamo un capitale allocato a quella strategia, il trading system va a lavorare su un lotto, è una parte del capitale, ok? Quindi supponiamo di avere 100% e voglio utilizzare il 10% del mio capitale allocato su questo trading system, questo 10% lo divido, supponiamo, in tre lotti, quindi 3,333% per ogni lotto, e ogni lotto è indipendente, ok? Quindi il size si va a modificare da solo, diciamo così, in quanto io vado sempre ad aprire la posizione con l'interezza del lotto, va bene? Quindi quel lotto lì fa come da autobilanciamento del size del trade, proprio perché se io vado a guadagnare il size poi incrementa nel tempo, se invece vado a perdere il size diminuisce. Quindi il fatto di compartimentare i trade in più lotti mi va a generare appunto delle, come si può dire, delle operatività indipendenti l'una dall'altra e soprattutto autogestite, in quanto si utilizza l'intero lotto per ogni apertura o chiusura della posizione. Ok? Questo è un discorso utile per i trade a medio-lungo periodo, proprio perché è più semplice da gestirli in questo modo, piuttosto che andare a calcolare un rischio su un trade dove magari lo stop loss neanche è contemplato, perché parliamo di trend follower, quindi si presta molto meglio in quest'ottica qui. Questi discorsi sul rischio vengono estremamente utili quando si va a gestire, a fare la cosiddetta loss management, ovvero la gestione della serie di perdite. Perché? Perché abbiamo detto che il primo obiettivo è la regolarizzazione del drawdown, quindi la minimizzazione, diciamo così, per quanto possibile, del drawdown. Per fare questo, come si fa? Andando a modificare in maniera dinamica il mio rischio o capitale allocato, nel caso di lottizzazione, in base ai risultati che il trading system mi sta dando. Quindi, prima cosa da fare è evitare il cosiddetto compounding losses, ovvero io vado a perdere qualcosa, ho fretta di recuperare quello che ho perso, magari rischio di più, e quindi vado a perdere ancora di più. Questo è il cosiddetto compounding losses. Va fatto con le vincite questo, con i profitti, ma lo vedremo più avanti. Invece, con le losses bisogna ridurre il rischio dopo una serie di perdite. Perché? Perché la serie di perdite è psicologicamente provante, quindi perdo anche in efficacia. Statisticamente, dopo un tot di perdite è più facile perdere ancora, perché incorriamo in errori dati dalla scarsa lucidità. Poi mi devo domandare: il trading system sta perdendo di efficacia? Il setup sta perdendo di efficacia? E quindi lo vado a valutare, ma nel frattempo riduco l'esposizione, ok? Quindi la regola è: dopo n perdite, dove ovviamente n è sempre un parametro arbitrario da decidere nella fase di progettazione, riduco il rischio di x% per ogni ulteriore serie di y perdite. Cosa significa? Significa che, ad esempio, y uguale a 1, n uguale a 3, dopo tre perdite, ogni perdita che faccio riduco il rischio del 5%. Passo dal 100% R al 95, 90, 85, 80 e così via. Un altro metodo può essere che dopo due perdite riduco il rischio del 10% ogni serie di altre due perdite. Quindi perdo due volte, non riduco niente. Perdo 4, riduco di 10. Perdo 6, riduco di 20 e così via. Ok? Questi sono tutti parametri che posso decidere io, valutare, testare, vedere quali funzionano meglio per avere un equity line il più regolare possibile. Ok? L'importante è ridurre l'esposizione con il crescere del numero di perdite in serie. In questo modo vado a limare moltissimo appunto la curva di drawdown. Questa cosa la vedremo ancora meglio nel dettaglio di più nella puntata sul position sizing, che penso sia tra due se tutto va come previsto. Quindi intanto impariamo il concetto e questa regola e poi vedremo qualche numero in più, ok? Anche se comunque credo sia sufficiente già per capirci quello che abbiamo detto oggi. Nel caso della lottizzazione del capitale, il reducing losses è già integrato, perché il lotto decrementa di entità, di valore, nel caso in cui io faccio una serie di perdite, quindi l'esposizione si riduce da sola. Invece, dall'altro lato della medaglia c'è il win management, ovvero la gestione della serie di profitti, altrettanto importante. In questo caso bisogna fare compounding wins. Dopo una serie di profitti va bene incrementare il rischio, stando attenti ovviamente all'euforia e alla sovraesposizione, perché andare a fare una serie di profitti, fidatevi che va ad attivare la parte più infame dell'emotività, ovvero l'euforia. Ci si sente bravi, invincibili, e quindi si tende a rischiare troppo. Bisogna
bisogna rischiare un po' di più, ci sta, però non troppo. C'è un concetto che mi piace molto, che è quello di risk comfort zone, che significa che una volta che io faccio un bel profitto, sono comunque giustificato, tra virgolette, a rischiare di più, perché se comunque vado in perdita, sì, la perdita sarà maggiore del solito, di quella nominale, però comunque vado a erodere un qualcosa che ho già guadagnato, ok? Questo è il concetto di comfort zone. Non bisogna esagerare, perché altrimenti mi vado a mangiare tutto il profitto. Quindi una cosa utile da fare è fare un passaggio a step, come abbiamo fatto per il reducing losses, ovvero all'inverso: dopo n profitti incremento il rischio di x% per ogni ulteriore serie di y profitti fino a un massimo di z. Tutti questi numeri, lettere, per dire che io vado a incrementare, dopo, quando si innesca una combo, una serie di profitti, ogni nuovo profitto, ogni due profitti, ogni tre profitti nuovi, vado a incrementare sensibilmente il rischio fino ad arrivare ad un massimo, però non è che vado avanti all'infinito. Nel caso della lottizzazione del capitale, un metodo utile è l'andare a versare tutto ciò che eccede. Immaginatevi il lotto come un recipiente che inizia pieno, ok? Quindi tutta l'acqua che si versa in più si fa sgorgare in un altro lotto, riempiendolo progressivamente. Questo cosa fa? Questo ci tutela ancora di più il capitale, perché noi andiamo a creare un nuovo lotto da zero, lo costruiamo e quando sarà pieno fungerà appunto da nuovo lotto sul quale operare. In questo modo si va a diluire estremamente le vincite, riducendo poi il rischio di compounding losses, perché il lotto rimane comunque con una portata massima che è quella definita, e si va appunto a amplificare l'operatività, potendo creare per l'appunto un nuovo lotto, come abbiamo detto. Altrimenti il rischio è che la prima loss mi mangi buona parte dei profitti, perché in questo caso sto operando con l'interezza del mio capitale, quindi è un'operatività diversa da quella basata sulla probabilità e basata sul rischio di posizione. Questo regolarizza tantissimo, fidatevi, l'equity line. Quindi questo è quello che riguarda le serie di profitti. Quando un trading system inizio a sospettare che sta perdendo di efficacia, perché sto facendo una serie di perdite notevole, oppure comunque la sua equity line è in calo e abbiamo un drawdown notevole, eccetera eccetera, posso valutarne la sospensione, secondo ovviamente alcuni criteri che devono essere sempre definiti in fase di progettazione. Questi criteri possono essere il rendimento medio degli ultimi X campioni, dove X lo posso decidere io. Quindi se ha un rendimento negativo, minore di tot per cento, insomma, quello che voglio io. Un calo repentino della win rate a parità di risk to reward ratio medio può portare a un rendimento medio minore. Un calo repentino del risk to reward ratio a parità di win rate può portare allo stesso risultato. E un lotto del capitale ridotto a una percentuale inferiore alla soglia. Quindi se il mio lotto scende sotto il 70% della portata massima, allora posso iniziare a valutare la sospensione, nel caso in cui opero in regime di lottizzazione del capitale. Drawdown massimo degli ultimi campioni, X campioni a mia decisione, è maggiore di una certa soglia, allora sospendo il trading system. Se ho una serie eccessivamente lunga di perdite, più di 8 perdite, 10 perdite di seguito, allora sospendo il trading system, perché un drawdown così non era previsto. Frequenza di operatività drasticamente calata, non mi apre più posizioni, non mi genera più segnali, allora anche in questo caso sospendo il trading system. Questi sono alcuni dei criteri che io a volte utilizzo, ovviamente si può implementare, scusate, altri in base alla progettazione della strategia stessa. L'importante è avere dei criteri chiari come l'acqua, secondo i quali se si verificano, ovviamente inizialmente se si basa sul loss management avrò già iniziato a ridurre l'esposizione, a ridurre il rischio, fino ad arrivare, se mi supera certe soglie di questi criteri, allora stop, licenziato il mio trading system, oppure lo metto un attimo in pausa, lo sospendo, magari vedo che è cambiato qualcosa nel mercato, devo aggiustare qualcosa nei setup, e insomma c'è da prendere comunque dei provvedimenti. I provvedimenti si prendono facendo la cosiddetta loss analysis, ovvero studiare le cause di cattive performance di un trading system che solitamente invece era ben funzionante, perché se l'ho reclutato vuol dire che ha sempre funzionato, non è che me lo sono inventato, ha passato la fase di backtest e la fase di test, che sono fasi lunghe, quindi insomma sono arrivato a un certo punto.
Quindi cosa devo capire? Dove si può migliorare? Spessissimo tutto ciò sta nel placement dello stop e del take profit, perché magari i setup c'erano, si verificavano, però se avessi messo lo stop loss leggermente più largo non me l'avrebbe preso e non mi avrebbe generato quelle perdite. Se il take profit fosse stato più stretto me l'avrebbe preso anziché mancarlo di un soffio. Tutti questi discorsi, ovviamente ogni posizione, ogni setup è a sé stante, merita un discorso a parte, quindi in base ai casi va analizzata la modifica dello stop placement, la modifica del take profit placement, in particolare se lo stop loss scatta spesso involontariamente. Vado a esaminare una a una tutte le mie perdite, vado a vedere perché, cos'è andato storto, il setup è stato generato male, ok, va bene, era giusto così. Il setup era generato bene, ma lo stop loss era stretto, il setup è generato bene, ma il take profit era troppo largo, e allora lì devo appunto valutare una possibilità modifica nel caso in cui questi casi diventino troppo frequenti. Introdurre il cosiddetto trailing stop, ovvero lo stop che segue il mercato, piuttosto che il concetto di esclusione del rischio, ovvero appena possibile vado a liquidare parte della posizione per escludere il mio rischio e lasciare aperto il resto. Mi riduce il profitto potenziale, ma mi regolarizza molto la drawdown line, perché mi riduce poi anche le perdite. E poi eventualmente posso arrivare all'esclusione di alcuni setup malperformanti nel caso in cui invece noto che è quello che non funziona e che mi rovina la strategia. Comunque è importantissimo prendere una a una le perdite, i setup andati male, le posizioni andate male e metterle ai raggi X, vedere che cos'è successo. Conclusioni, finalmente direte, dopo questa maratona. Allora, che cosa abbiamo portato a casa? Io spero che voi abbiate capito un po' come si struttura la creazione e il concepimento, la messa in test, la messa in produzione, la valutazione di un trading system, perché va molto oltre al semplice decidere l'entry, l'exit, lo stop loss. Quello è veramente una briciola, c'è un mondo dietro che è il mondo della gestione del rischio. Questa è la base, la cosa più importante. Una gestione del rischio ben fatta, anche se poi la posizione diventa un lancio di una moneta, vedete che cambiano i risultati. E ovviamente tutto questo associato a posizioni ben fatte, a setup ben definiti, porta nel lungo termine al profitto e non solo, fin tanto che ci va bene, i nostri setup vanno bene, perché la differenza davvero tra chi opera con senno e chi opera invece da amatoriale, da amateur, è proprio qui, nella gestione del rischio e quindi nel regolarizzare l'equity line, nel minimizzare il drawdown, nell'andare dinamicamente ad allocare il capitale in un modo o nell'altro e nel seguire questi principi. Quindi valutare le performance del trading system prima di metterlo in produzione, anche a costo di aspettare mesi, però almeno dopo sappiamo, abbiamo la consapevolezza che funziona. In base al proprio tempo a disposizione e alle proprie predisposizioni, valutare quanti trading system tenere attivi, perché posso tenerne attivo uno che opera speculativamente, uno che ha un semplice piano d'accumulo, uno che ha un'integrazione dei due secondo certe regole, uno che ha un'altra integrazione di lungo e breve con altre regole. L'importante è conoscerli come se fossero nostri fratelli, questi trading system. Dobbiamo sapere come funzionano, non aprirne 500 contemporaneamente per buttarli lì. Bisogna prima partire da uno e poi eventualmente incrementare le dimensioni del nostro organico, della nostra attività, reclutando nuovi trading system, ok? Però solo una volta che quelli che già abbiamo sono a regime e funzionano bene, se no ci dobbiamo concentrare su di loro. Continuare sempre a valutarli anche mentre sono in produzione ed eventualmente modificarli o sospenderli. Adattarsi alle condizioni del mercato, provando sempre nuovi trading system, mai stare fermi perché il mercato è dinamico, cambia. Quindi se un trading system ha sempre funzionato, non dobbiamo basarci solo su quello, perché di punto in bianco potrebbe smettere di funzionare. Quindi, sempre nell'ottica dell'azienda, bisogna fare un dipartimento ricerca e sviluppo, quindi andarne a cercare di nuovi che si adattano alle condizioni sempre mutevoli del mercato. E ovviamente, concludo così, e lo vedremo nella prossima puntata, è indispensabile un trading journal, perché tutti quei parametri, tutti quei risultati li dobbiamo scrivere e valutare lì sopra, averceli scritti nero su bianco.
Vi ricordo che potete contribuire alla crescita di questo canale, questa community, non pagando i miei contenuti, che sono assolutamente gratuiti e li saranno sempre, ma utilizzando i miei referral link per gli exchange. È tutto quello che vi chiedo di fare. Poi seguitemi su Telegram e se volete acquistare un ledger perché volete holdare e non fare trading, fatelo col mio referral link, non vi costa niente in più e mi fate una piccola donazione nel contempo. Potete condividere queste slide e questo video con chi volete, l'importante è che per piacere citate l'autore. Vi auguro una buona serata e ci si vede mercoledì prossimo con il Trading Journal. Alla prossima!